E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del vostro Free Time Joe. Sono in compagnia di... Sempre tenace, dai. Sono molto contento di riaverlo qui. Intanto potete vedere che nel corso dei video continuano a cambiare le capigliature, Sì, manco infatti. fosse Harry Potter, Infatti. ma esatto. Magari adesso, prossima volta, vengo con i capelli afro. Siamo qui per un nuovo video e in particolare per un nuovo quiz. Dico già che non so niente di questo quiz, quindi mi prende alla sprovvista. Beh, Cioè, sì. nel senso, non sono pronto psicologicamente, ecco. Diciamo che passo sempre le informazioni quando iniziamo a registrare, non prima, quindi mi piace lasciare l'effetto sorpresa come tempo fa con me all'incirca. All'incirca! Ragazzi, divertitevi. Buona fortuna. Grazie mille, speriamo che stavolta fortuna mi assiste. Credo tu possa farcela. Non so che di sarcasmo che ho recepito, ma non ne sono sicuro. Quiz su film, desidero dirtelo subito, parliamo sempre di film, è qualcosa che tu hai visto comunque. Bene. Belphegor, il fantasma del Louvre. Ciao. È stato un piacere. Intendevo classificare i nostri quiz in base al numero di domande. Tu Ok, vedrai che questo è un quiz normale. sì. Il tuo, quello che mi hai fatto di Harry Potter, è un super quiz. Okay. Ah, quindi super quiz. Io spiego, ho pensato così. Fino alle 10 domande si tratta di un mini quiz, per ora non ne sono ancora stati registrati. Quando ci saranno tra le 10 e le 25 domande sarà un quiz, normale. Sopra le 25 domande io pensavo fino alle 50, ecco che diventa un super quiz. D'accordo. E quello di Harry Potter lo era, perché Ok. ne fate quasi 50 Sì, almeno. infatti, E più di 50, beh, diventerebbe un mega sì. quiz. Ok, d'accordo. In effetti quello dell'universo Arda era un mega quiz. Sì, infatti. Non so, non so. Peccato che non l'abbiate potuto Guarda, se vuoi fare un rematch, possiamo farlo, perché come mi hai trovato, me ne lascia, cioè, sono rimasto. vedere. Dai. Ok, lo dico già, mi ha fatto conoscere lui il film, quindi. Dai. Ok. Sì, vabbè, sembra che ci devo menare adesso, non so. Ok. Vai. La prima l'ho messa proprio perché volevo farti partire bene, cioè anche un deficiente risponderebbe Quindi, correttamente. se non la so, sono per un deficiente, fantastico. Ok, domanda numero uno. In quale città principalmente si ambienta la storia? Aspetta, il Louvre è il museo, vero? Comincio a tremare. Un idiota. Ah, giusto, comunque come le altre Sì. volte io dirò definitiva, può esserci un cambiamento possibile Ok. secondo me. Sì, del Louvre, ok. Quindi dovrebbe essere tipo Parigi. Definitiva? Io lo chiedo Io ho serio. paura. Chiedo. Sì. Oh, corretta! Oh, ok, perfetto. Pensavo che... Oh, partiti benissimo. Bene. Domanda numero due. Con chi vive la protagonista della storia? Beh, Certo, come c'era. queste sono difficoltà molto Sì, semplici. ma mi va bene così, mi va bene così. Aveva un coinquilina o era da sola? Viveva da sola? Definitiva? Sì. No, vive con la nonna. Allora, quindi abbiamo detto, l'ambientazione è Parigi, con chi vive la protagonista della storia vive con la nonna. Domanda numero 3. Quali animali domestici ci sono nella casa della protagonista? Io ho usato il plurale, poi può essere anche uno, cioè. Ok, allora. No, tranquillamente, Sono deciso tra due tranquillo. animali, sono deciso tra due animali. Un pappagallo. Definitiva. Sì, è definitiva. No. Uccellini. Cazzo. Beh, dai, sono andato vicino, Sì. erano. Domanda numero 4. Io mi sto cominciando a preoccupare. Ah, sì, anch'io. Mi sto preoccupando da quando hai detto il nome del film. In quale situazione la protagonista ha perso i genitori? Perché sì, li ha persi, per Ah, questo vive cazzo. con la nonna. Cazzo. Dove li ha persi i genitori? Credo che sia qualcosa a che vedere con la tomba della mummia. Io penso che sia questo. Quindi, cioè, Quindi. sarebbe la causa, diciamo, della... Morte misteriosa. Io vorrei di morte misteriosa. Va bene, te la posso contare, definitiva? Sì. È stato un incidente stradale. Mi sono.
Perché non segue la mia altra ragione che mi dice, quella voce che mi È dice no, non è. stato. Ok. Domanda numero 5. A quale età la protagonista è rimasta senza i genitori? Questo è difficile. Questo è difficile, Pensare che la 1, 2, 3 l'ho considerato proprio come facili facili. ok. Allora, deve essere una data, Un'età, eh. un'età significativa. 4 anni, accesa. Cosa accesa? Sì, Ah, definitiva? definitiva, accendiamo. 6 anni. Ah, sì, poteva ricordare. D'accordo, d'accordo. Numero 6, difficile. Cioè, come concetto è facile, però è difficile la risposta. Vabbè, vediamo un Allora, attimino. come si chiama l'egittologo che scopre la Porca mummia giù. che si vede nel film? Ok, diciamo così. O nome e cognome, o ti consiglierei cognome, sarebbe meglio. Qui posso fare un salto nel vuoto e basta, eh? Ma prova. Definitiva. Edward Casanova. Anche se potessi dire di no, dovrei pensare a un altro nome, non ce l'ho un altro. Quindi definitiva. Vabbè, ci passa, vediamo. Giordano Casanova. De Fontaine, Pierre De Fontaine. Dai, ci sono andato vicino, È francesissimo. Domanda numero 7. Beh, questo è il tuo numero no? fortunato. Ok. È una domanda molto semplice. Ok. Cosa viene mostrato nella prefazione del film? Esatto, Cioè, la scena prima del titolo del film. la prefazione è questa. Ok. Vedo di ricordare tutto quello che mi ricordo, Ma ok? basta il concetto, eh. Credo che si trovasse in una nave e l'archeologo stava scrivendo un diario della spedizione della mummia, cioè della mummia appena trovata e di quello che stava accadendo, se non sbaglio. Quindi, in breve, cosa viene mostrato Un flashback. concettualmente? In teoria dovrebbe essere un flashback, Ma no? che cosa viene mostrato? L'archeologo De Fontaine. Ah, qui mi dai proprio una De gioia! Fontaine. Va bene, ma. Ok, però. Ok, lui. Lui che scrive della sua spedizione che muore. Allora, aspetta, c'entra De Fontaine. De Fontaine c'entra. Sai che mi hai messo in una condizione, io non sono mai stato in una condizione che non so se darla giusta o sbagliata. Perché sì e no. Proprio concettualmente, che cosa viene mostrato in quella prefazione, se ci pensi bene? Qual Prefazione, cioè è il proprio. concetto di cosa che viene mostrata? La cosa più importante che viene mostrata lì. La tomba, la mummia Definitiva? definitiva? Sì. Viene mostrata. È che non riuscivo a. Non posso suggerirti, tuttavia volevo farti prendere almeno un concetto, ed è la Ok, scoperta della ok. Ok, mummia. scopri la mummia. Domanda 8. Ok. Ok. È facile concettualmente. Beh, diciamo che. Come si chiama la protagonista? Ok. Beh, la protagonista. Vabbè, la protagonista, ovviamente. Sì? Ok, il tuo nome? Ok. È sufficiente il nome, è sufficiente il Ok, nome. quindi niente cognome questa volta. Commetto che non è francese. Sono in Francia. Non è francese, è Ma cinese anche a un caso. nome. E che ne so qual è un nome francese? Pensaci bene, un nome che sarebbe il suo. Cosa pensate? Un nome. Ok, pensa a Aspetta, provo a stimolarti. La protagonista si chiama. me. Così non mi stimoli, metti più pressione! Dicono quando fate le domande, fatele in un certo modo e aiuterete quello che deve dare la risposta. Quindi si chiama. Lei si chiama. Lei a caso Beatrice. Definitiva. E questo è il problema. Definitiva o non definitiva? Questo è il dilemma. Definitiva. Lisa è uno dei tuoi nomi preferiti femminili. E questo mi ricorda tanto quando io dissi Jason del personaggio dell'esorcismo di Emily Rose che tu avevi spacciato per un Anthony. Però è vero, aveva una faccia da Anthony. Infatti, sembra Anthony, non Jason. Perché Jason? Domanda numero 9. Come si chiama? Quando senti come si chiama io ti vedo crollare nelle Sì, certezze. sì, sì. Comunque,
come si chiama l'amico di Lisa, che è presente durante quasi tutto il film. Ok. Scusa, che altre Beh, domande? diciamo la figura te lo ricordi, no? Eeeh, cioè, solo nome? Questa sua presenza, sì, va bene il nome. Prova a tirarti fuori la risposta come Belfagor si metteva nel film, vediamo se riesco a controllarti. Mi stai facendo venire le mie peggiori paure, cioè, anzi, me la stai facendo venire la mia peggiore Dato che paura. mi stai guardando. Infatti, Giacomo. Ma dai, definitiva. Definitivo. Martello. Diciamo. Martello, e questo è un nome Vabbè, francese. senti, eh. Domanda numero 10. Posso dire una cosa? Credo possa piacerti. Diciamo che è media. Nella scena dell'imbarcazione, a inizio film, Sì. chi è l'unico uomo dell'equipaggio a A sopravvivere? A sopravvivere? Oh sopravvivere. cazzo. Pensavo che tutti erano morti, erano tutti morti. Diciamo che per chi è l'unico a sopravvivere, mi dovresti dire il suo ruolo. Cioè, che ruolo aveva Ah, in quel ok. gruppo? Il nome non importa. Allora, di solito nei film la classe marinara più bassa è sempre quello che sopravvive nei film. Allora, quanti ruoli? Allora, che ruoli possono esserci? Capitano. Sì. Di solito un cambiamentiere è su una nave. C'è quello delle carte, se non so come si può chiamare, quello che si delle carte. Ah! Sì, ok, credo di aver capito cosa intendi. Sì. Tu dici una sorta di geografo, una Geografo, sorta di sì, geografo. definitiva? Sì. È il medico di bordo. Allora, li ho detti tutti, quelli che mi pensavano, ma non il medico. Oltretutto, posso dire, sapete, durante i quiz di solito mettiamo curiosità riguardo il film. Ok. Allora, è stato uno dei primi traumi, vabbè, traumi. Piccole notti in bianco della mia vita, perché siccome l'avevo visto quando avevo 4-5 anni la prima volta il film, sì, ed era solo di pochi anni prima, ho fatto qualche notte in bianco e diciamo che la prefazione con l'imbarcazione mi ha messo un po' d'ansia, quella sequenza. Allora, onestamente no, però l'idea, posso, di un equipaggio tutto morto Sì, su una nave sì. ha il su la su dà la sua inquietudine. D'accordo. Domanda 11. È media. Secondo l'unico sopravvissuto della spedizione mostrata all'inizio film, quindi il medico di Sì. bordo, beh, chi sarebbe stato a compiere le uccisioni? Sono tutti morti accidentalmente. No, no, in realtà. Ok. Io credo che lui fosse convinto che c'entrasse la mummia in qualche modo, perché se non sbaglio c'aveva la maledizione la mummia. Quindi penso che siano Come morti 850.000 mummie dell'antico tutti. Vabbè, Egitto. praticamente tutti, era una moda a momenti. Cioè, uè ciccio, ma quando muori mi fai una maledizione? Oh, ce l'ho benissimo. Tut, Tutti. riesci a sentirmi? Ho paura di aver detto questa frase. Non è che adesso dopo nel video senti un sì che non si sente. Ok. Quindi chi sarebbe stato a compiere queste. La maledizione della mummia che hanno appunto. Come si può dire? Sì, Saccheggiato la tomba, tu sì, per aver dici? saccheggiato la tomba di aver comunque. No. Secondo il medico di bordo sarebbe stato lo stesso Pierre de Fontaine a compiere tutte le uccisioni per, dirò di più, la storia dice, un virus che avrebbero preso. Con che logica? Adesso voi prendete questo medico e mettono in questa società. Cosa dice? Ammazziamo tutti! Pierre de Fontaine, quindi l'archeologo. Il Ah, medico è rimasto l'unico. E invece il fatto che durante il viaggio scrivesse, si vedeva l'archeologo. scrivere sul suo Infatti, sì. diario. È Fontaine che scriveva No. al medico. E che cazzo lo dico? Vabbè. Ok. Domanda numero 12. Ok. Vabbè, capito che si tratta di un film francese. Domanda numero 12 è